Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana a partire dal 1 agosto all'8 agosto 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte e divideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi chiedo gentilmente, prima mentre faccio la preghiera di protezione, di chiedere ai vostri angeli, alle vostre guide, all'Arcangelo Michele, di mostrarvi qual è il gruppo più adatto per voi per questa lettura di questa settimana, quindi qual è il messaggio più giusto per voi A, B o C. Se vi vengono suggeriti due gruppi, significa che la lettura è valida non solo nel gruppo A, potrebbe essere anche il gruppo A e il gruppo C, oppure il gruppo B e il gruppo C. Va bene? Quindi iniziamo, facciamo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono nelle letture angeliche. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli della coscienza micaelica e vi chiedo con amore vero, puro e sincero di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di aiutarci a liberarci dall'ego, dal giudizio, dalla competizione, dalla paura, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, della verità, della saggezza e dell'integrità. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo. Gruppo A, intuizione. Ci sono delle energie molto forti questa settimana. Ok. Gruppo B, aspettate che qua sta uscendo la carta, coraggio. Gruppo C, forza. Interessante. Vediamo un po' le carte di Denis Lin, Gateway, portale significa. Sono molto interessanti per il passaggio. Ok, sono cadute due carte. Apriti all'amore e lascia andare. Gruppo A. Vediamo il gruppo B. Eccola qui. Sii nel flusso. Segui il flusso. Coraggio, segui il flusso. Interessante anche questo gruppo. Vediamo il gruppo C. Guarisci il passato. Bene. Belle queste carte. Mi piace questa lettura. È molto diversa da quella che faccio. Cioè, da tutte le letture sono diverse, però questa è molto particolare. Gruppo A, indipendenza. Sono le carte delle fate di Dorin Virtù stampate da My Life in Italia. Abbiamo esercizio fisico per il gruppo B. Piccoli consigli da parte degli angeli della natura. Vediamo un po'. Eccola qui. Lascia che sia. Ok? Bene, iniziamo la nostra lettura angelica con la prima carta, gruppo A, intuizione. Ascolta i sussurri del tuo cuore, ascolta la voce del tuo cuore che ti sta dando delle intuizioni molto importanti sulle azioni da intraprendere, su quelle che sono le decisioni
che stai prendendo nella tua vita, va bene? Ti sta anche dicendo di eventualmente fare una lettura di carte, fare una lettura angelica, perché ti può aiutare a prendere una decisione in questa particolare situazione. Credi nella tua intuizione, fregatene di tutto il resto non conta. La tua intuizione molto spesso va anche in maniera completamente opposta rispetto a quelli che sono i consigli della maggior parte delle persone o da quello che può essere il lamentarsi della mente. La mente in molti casi ci mente, quindi lasciamo andare, ascoltiamo l'anima, ascoltiamo cosa ci sta dicendo. Naturalmente per fare questo è importante che tu ti apra all'amore, all'amore. L'Arcangelo Michele ti sta dicendo che il tuo cuore è aperto all'amore, il tuo cuore è pronto per ricevere i messaggi, il tuo cuore dice la verità, ascoltati, ascoltalo, è molto molto importante in questo momento della tua vita. Lascia andare il passato, lascia andare quello che non serve, lascia andare, ripeto, i giudizi degli altri, va bene? Perché veramente lasciando andare tutto quello che non serve, tu riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi e in molti casi questi obiettivi sono obiettivi di indipendenza, di autonomia, indipendenza che potrebbe essere economica oppure indipendenza che potrebbe essere legata a delle relazioni, ok? Quindi magari sei guidata a cambiare relazione, sei cambiata a cambiare direzione, ok? Ascolta il tuo cuore dice la verità, hai bisogno di libertà, hai bisogno di indipendenza, di autonomia e questo sta arrivando nella tua vita. È fondamentale perché tu possa recuperare il tuo potere personale e spirituale, è fondamentale metterti in gioco perché questa è la chiamata della tua anima, irradia la tua luce all'esterno, è venuto il momento di mostrare al mondo chi tu sei veramente nella tua completezza e nella tua totalità. Bene, iniziamo ora con la lettura B del gruppo B. È uscita la carta del coraggio, ok? In questa situazione è necessario avere coraggio, coraggio di agire, coraggio di osare, coraggio di parlare, coraggio di lasciare andare certe situazioni malsane, ok? Tu sei al sicuro, la paura è un'illusione, in questo momento la paura la devi proprio mettere da parte e agire, agire nella direzione dei tuoi sogni, sii forte. Arcangelo Michele con te, chiedi l'aiuto al cielo perché un'ondata di energia e di forza, di coraggio e di determinazione ti verranno dati degli aiuti spirituali. Sii nel flusso, ok? Seguilo questo flusso perché questa è la strada giusta. Quindi vai avanti senza paura, non fermarti. È troppo bellina questa barchetta, quasi quasi va da sola. Guidata dal flusso dell'universo, segui il flusso dell'universo e tutto si allinea nella tua vita. Quindi c'è bisogno solo di un attimo di azione, di coraggio, di determinazione. La preghiera è utile in questo senso. Chiedi aiuto al cielo perché questo aiuto gli angeli vogliono aiutarti. Va bene in questa situazione? Diciamo che per elevare anche le tue vibrazioni, le tue frequenze, avere più energia vitale. Gli angeli ti stanno consigliando di fare esercizio fisico, vai a fare delle passeggiate nella natura, vai a fare una corsetta, un po' di pesi, un po' di esercizi in casa, hai bisogno un po' di scaricare lo stress, di scaricare le preoccupazioni e di prenderti cura del tuo corpo per riportarlo in armonia, per riportarlo in uno stato di equilibrio. Ok? Bene, vediamo la Il gruppo C, abbiamo parlato di coraggio, qua
si parla di forza, va bene? È una sfida che tu stai vivendo in questo momento. Ci vuole anche qui coraggio, forza e determinazione, perché questo ti renderà più forte. La sfida che stai affrontando ti sta servendo perché tu possa diventare completamente indipendente, autonomo e forte, ok? Riuscirai assolutamente a risolvere questa situazione con l'aiuto di Dio e degli angeli. Diciamo che è necessario che tu ti liberi un pochino da rabbia, rancore, dolore e sofferenza. Ti stai portando avanti delle emozioni che non ti appartengono più. Il passato ormai è passato, non serve più che tu porti lo zainetto sulle spalle, uno zainetto che ti sta pesando, uno zainetto che ti sta impedendo di avanzare, di goderti la vita e di gioire alla vita. Lascia andare il passato, la via per andare avanti, per creare nuove relazioni, per creare nuove situazioni, nuove opportunità, la via è quella del perdono, ok? Tutto si manifesterà nel momento giusto. Lascia che sia, abbi fiducia che quello che tu stai chiedendo sta arrivando. Ci sono delle tempistiche divine, ne abbiamo parlato tante volte. Non forzare gli eventi, non volere tutto e subito. Lascia che sia, lascia che arrivi tutto nel momento più giusto. Ok? Bene, la nostra lettura per questa settimana è finita. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Mi occupo anche di facilitare Logos Healing, una modalità potentissima che si avvale del potere della parola per riprogrammare il tuo inconscio, per eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze negativi, tutto ciò che ti sta impedendo di essere libera, tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere. Ragazzi, non è uno scherzo, Logos Healing è veramente una modalità incredibile. Sto avendo dei risultati straordinari con le clienti. Le persone non credono all'inizio, inizio, si fidano di me, poi però si rendono conto del potere di questa tecnica e poi non la mollano più perché veramente è in grado di cambiare completamente la tua percezione della realtà. Volevo informarvi che la prossima classe del percorso di coaching di 2 mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 31 di agosto. Ragazzi, massimo 10 posti disponibili, ce ne sono ancora 7, però voglio dire, la classe si sta formando molto velocemente. Quindi, per qualsiasi informazione, chiamami al 340 950 0840. Se invece sei interessato a vivere l'esperienza dal vivo, ci sarà un seminario di 2 giorni, per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, sabato 29 ottobre, domenica 30 ottobre. Se invece vuoi fare il percorso completo, saranno 4 giorni, dal 29 ottobre al 1 novembre 2022. C'è una locandina qui sotto, puoi cliccare, ci sono tutte le informazioni e per maggiori informazioni non esitare a contattarmi. Per chi invece vuole imparare a connettersi con gli angeli, ci sarà disponibile la possibilità di fare il corso online scaricabile oppure un coaching one-to-one direttamente con me. Per i seminari dal vivo di connessione angelica se ne parlerà l'anno prossimo. Bene, io vi saluto, un bacione a tutti, a presto, ciao ragazzi, ciao ragazze.